I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. Kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up, you'll be fine. Now you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. Ben ritrovati a tutti sul mio canale. Allora, oggi insieme a voi volevo fare un DIY con questo vaso piuttosto grande che presi al lavoro quest'estate. Praticamente dopo il trasloco noi l'abbiamo accantonato in magazzino, nessuno sapeva più dell'esistenza di questo vaso, ma anche credo nella vecchia sede non fosse nessuno a conoscenza di questo vaso. Io lo volevo mettere in reception da me sul bancone, ma non mi piaceva, non piaceva a nessuno, e quindi ho detto diamogli una nuova vita. Allora, io lo farei nello stesso stile del vaso che ho di là sul tavolino in sala, ossia utilizzando questo che è il rinnovatutto color shabby marron glacé, che è una specie di beige, e poi il tingilegno che vado a picchettare sopra la base per dargli un effetto più anticato e più vissuto. E speriamo venga bene. Io vado sul sicuro utilizzando questi due prodotti, non sono andata ad acquistarne altri per farlo diverso, perché tanto mi piaceva molto e poi lo metterei comunque in un'altra stanza che poi vi farò vedere dove. Quindi questo è il prima, quindi un vaso con questo effetto marmo un po' in stile greco che non mi fa impazzire sinceramente, e quindi cerchiamo di stravolgerlo un pochino insieme. Quindi iniziamo. I watch you as you try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I
Finalmente un mini makeover della mia camera armadio, la chiamo così perché non è una vera e propria cabina, perché per me la cabina armadio è proprio quella classica con tutto aperto, quindi l'armadio proprio aperto senza le ante. Per me questa è la camera armadio, in realtà è più che una cabina, però sono molto molto contenta perché finalmente ho messo un filino a posto con pochi dettagli, in realtà, la stanza. Era da un po' che aspettavo di fare il video, perché appunto avevo il tappeto, che avete visto, che è quello che c'era in sala, a lavare. Ci hanno impiegato circa un 20 giorni, non ci hanno messo poco per lavarlo, però ieri mia mamma me l'ha ridato e oggi l'ho messo giù, non vedevo l'ora di farvi vedere proprio come stava in cameretta, perché l'avevo già provato prima di lavarlo quest'estate, un mesetto fa, e poi ovviamente prima di metterlo giù ho detto ma sì, lo faccio lavare e poi lo rimetto, e adesso questo è stato il risultato. Spero vi sia piaciuto anche come ho un po' decorato il comò, la cassettiera questa qua di Ikea, dovrebbe essere la Emnes, qualcosa del genere, non mi ricordo, però la cassettiera abbastanza famosa di Ikea, mi piace tantissimo, mi trovo sempre tanto bene, ce l'abbiamo ormai da quasi 6 anni, quindi, perché adesso sono, penso, 6 anni a dicembre che conviviamo, e quindi, è con noi già da diversi anni, e poi di qua in realtà la zona dello specchio con le borse e i profumi è già sistemata, l'armadio ovviamente pure, e quindi era giusto questo angolo da sistemare. Ho messo poi la cesta lì sulla destra, perché mi spiaceva buttarla via, la cesta quella della biancheria vecchia, visto che c'è qualche pezzettino che viene via nella parte del coperchio, lo nascondo mettendo quella parte lì dietro, e la uso per i panni bianchi, chiari, e quindi la tengo qua, visto che insomma mi dispiace proprio buttarla, perché magari ancora un po' di tempo resiste, comunque di là ne abbiamo messo quella nuova che avete già visto, e quindi sono contentissima di questo mini makeover, spero piaccia tanto anche a voi,
E adesso, ah, poi il vaso, giustamente non vi ho detto niente del vaso, mi piace tantissimo come è venuto e adesso magari ve lo faccio vedere anche più da vicino con un po' più di luce, perché ho tirato su le tende perché così almeno c'è un po' più di luce, e però mi è piaciuto molto come è venuto l'effetto. E rispetto all'altro, essendo più grande, con questi dettagli del bordo che aveva in alto, secondo me è venuto ancora meglio dell'altro. E adesso, ragazze, invece vi faccio vedere questa, io potrei chiamarla una nuova postazione video, perché mi piace molto. È proprio qua nella mia camera, sono sola, mi sono chiusa dentro, così almeno anche quando faccio i video, registro i video, c'è un po' più di tranquillità. E quindi spesso credo che mi vedrete registrare qui dentro, e non ho una scrivania vera e propria perché tanto non mi serve. Io vedo tantissime youtuber che hanno le scrivanie proprio nella loro stanzetta video, diciamo, però non ho la necessità, anche perché non utilizzandola per il lavoro non saprei che cosa farne, quando utilizzarla. E adesso volevo farvi vedere però degli acquisti che ho fatto ieri. Siamo andati io e Giovanni prima al Bennett a Pavia, a San Martino, e poi a Pavia proprio centro, perché io dovevo prendere delle cosine. Sono stata da Sephora e poi da Kiko e anche da Tiger, quindi adesso vi faccio vedere gli acquistini che ho fatto e quindi cambio di inquadratura. Allora, sacchettino di Sephora, e vi faccio vedere prima gli acquisti appunto beauty che ho fatto, visto che mi serviva il Cabrow di Benefit e un eyeliner e anche una base praticamente occhi per l'ombretto. Allora, vabbè, da Sephora, tiro fuori prima lo scontrino. Ho speso $37,99, appunto, di cui il Pomade Brow, che è questo nuovo che ha sostituito il Cabrow, che viene 25, e l'eyeliner $12,99. Sono stata su un eyeliner un po' più economico perché sinceramente non mi andava di spendere €50 di due prodotti di Sephora. Allora, il Cabrow è questo qua. Allora, questo è il Pomade, l'hanno sostituito, non c'è più il Cabrow, perché hanno detto che l'hanno migliorato, hanno fatto praticamente questo, che è un prodotto molto molto più cremoso. Non guardate il mio pollice perché è un po' macchiato dalla vernice, e anche una confezione più grande. E è dotato praticamente di uno scalino che va a scaricare un po' di prodotto in eccesso, quindi poi voi lo mettete e in teoria dovrebbe durare anche tanto. Non c'è il pennellino in dotazione, l'unica cosa, io l'avevo vecchio, ne avevo due, quello per il proprio l'ombretto sopracciglia più grande, e il vecchio pennellino della Cabrow che tengo comunque perché almeno lo utilizzo per questo. Poi ho preso questo eyeliner in penna di Sephora, che appunto, allora, loro mi avevano proposto subito sempre Benefit, ma sinceramente non avevo voglia di spendere altri €30, perché questo l'eyeliner mi sembra che costasse €30 e sinceramente non avevo proprio voglia di spendere €30 per un eyeliner, quindi ho preso questo qua di Sephora. Dov'è il beccuccio? Eccolo qua, con questa punta. Aspettate che vediamo se mette a fuoco. Ok, e c'era anche più sottile. Io ho preso questa che è un filino più grossa perché mi sono trovata meglio con questa. Quindi questi li ho acquisti da Sephora. Tra l'altro Sephora mi ha omaggiato di questi 3-4 campioncini. Allora, il primo è un Lipnotic Potion di Dior, buono, sì, molto buono. E poi queste creme di Lancôme, questa è un siero, questo si chiama Advanced Genifique, attivatore di giovinezza, vabbè, e crema anti-rughe, che non credo proverò. E poi, parlando invece di Kiko, allora, ho preso appunto due prodotti. Allora, il primo è un Kajal, visto che ho ricominciato a truccarmi un pochino di più gli occhi, ho voluto prendere questa, che è la
che è la classica matita nera, scusatemi, la classica matita colorata Kajal di Kiko. E questa qua è blu, questo blu elettrico molto bello. Poi, altro prodotto, intanto li tiro tutti fuori dalle confezioni. Poi, altro prodotto è stata appunto la base primer. Ce la possiamo fare. La base primer e mi hanno dato questa, che è quella, diciamo, opaca, normale, neutra, perché ce n'era un'altra che era più perlata, mi hanno detto, ma io ho preso questa qua classica. Allora, parlando invece degli acquisti, ecco, ovviamente mi è cascato tutto. Gli acquisti di Tiger, visto che siamo andati a fare un giro ma non era in programma, ho trovato tantissime agendine del 2023, però sinceramente non, visto che manca ancora un po' il 2023, volevo qualche cosa di un po' più comodo per il lavoro, perché io al lavoro utilizzo le agende, ho al momento la File of Fax, soltanto che ragazze mi è scomoda perché con gli anelli è piccolina, non è tanto grande, io comunque mi segno abbastanza cose, impegni, compiti da fare e quindi con quel genere proprio di agenda non mi trovo più bene. Quindi credo che la utilizzerò giusto magari per cose che mi sono segnate tipo password piuttosto che come fare qualcosa, qualche procedimento che mi ero segnata anche se ormai non uso più perché sono lì da anni. Me la tengo magari di scorta così, ma non la utilizzerò, mi sa più. E ho trovato però da Tiger, visto che erano tutte agende del 2023, un qualche cosa che non avesse la data e che si potesse comunque utilizzare per tutti i giorni. Adesso magari vi avvicino che così la vedete meglio. Allora, l'agenda, c'è pure la pianta. L'agenda è questa qua, è un personal planner, diviso in varie sezioni, come potete vedere. E qua vabbè, abbiamo il calendario annuale, qua abbiamo il 2023 diviso per settimane e poi qua inizia la sezione trip. La sezione viaggio ovviamente io non credo che la utilizzerò per i viaggi perché non mi servirebbe. Ma magari l'andrei a utilizzare per qualche progetto, per qualche evento, perché io spesso organizzo gli eventi, quindi io ho tutta la mia pianificazione delle settimane prima dell'evento, quindi ho tutte la mia to-do list da fare, da portare a termine. Poi ho la sezione progetti, stessa cosa, magari qui mi segno i vari eventi che abbiamo durante l'anno, segnandomi ovviamente qua i mesi. La settimana, questa qua invece è molto comoda, senza appunto data, quindi almeno uno si segna quello che vuole. E poi i vari meetings, quindi qua vabbè ci sono la location, la data, i partecipanti, l'agenda e qua ci sono un po' di note. Poi qua invece abbiamo il to-do, molto comodo, mi piace anche proprio come è stata strutturata il font, eccetera, molto molto carina. Questa molto utile e poi qua Inspiration invece abbiamo fogli vuoti, puntinati. E quindi questo me lo tolgo che così domani me la porto al lavoro. E poi appunto la chiusura così con l'elastichino. Molto carina. Infine, ragazze da Tiger, mi sono fatta tentare e ho comprato queste gemme biscotto che le avevo già provate, mi sono piaciute, quindi le ho riprese. Sono dei biscottini piccolini con sopra le meringhette. Molto 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 buoni. Questi qua magari me li porto al lavoro. E poi questi che non sono riuscita a resistere, come potete vedere ieri. Mi ho aperta una confezione mentre stavamo facendo la strada per tornare alla macchina a Pavia. Queste sono le gallettine di mais piccanti. Di riso, scusatemi, piccanti e sono una bomba. Dovete provarli perché sono veramente buonissimi. Avevo sentito la ragazza prima di me in casa che diceva che forse lei li trova o all'Eurospin o in qualche altro discount, però non mi ricordo sinceramente. Comunque sono buonissimi.
finito adesso di pulire la cucina. Giovanni è appena uscito perché è andato alla partita e ho anche spazzato un pochino fuori in terrazza. Ragazzi, mi sono messa in shorts perché fa caldissimo. Oggi è il 2 ottobre, ma fa caldo, si sta molto bene fuori. E al sole, infatti, mi sono tolta la felpa perché stavo morendo. E sono le 2 quasi e io adesso mi sa che mi metterò un po' sul divano, perché stamattina tra una cosa e l'altra non mi sono fermata un momento. Ieri comunque già ho pulito la casa e ho fatto per bene tutta casa, proprio spolverato, ho pulito per bene i bagni, per bene la doccia, ho passato un po' il divano, ho pulito un po' i pavimenti, mi sono fatta la doccia anche io, cioè ho fatto veramente ieri tante pulizie. Infatti oggi sono contenta perché non ho praticamente fatto nulla e ho fatto anche una lavatrice. Ieri ho lavato le lenzuola e ho messo il copriletto nuovo con il piumino sotto, quello di mezza stagione, perché visto che c'è più freschino. E pensavo stanotte di avere freddo, ho messo anche la coperta pecora, quella bianca di Ikea, ma alla fine l'abbiamo tolta perché stavamo bene, avevamo quasi caldo. E potete vedere alle mie spalle un esemplare di doccia perfettamente pulita. Oh, che bello, quando è bella limpida così. E da quando ho trovato quel pannetto di Vileda, ragazze, veramente mi ha cambiato tantissimo il modo di pulire, di lucidare, perché veramente veramente top. Anche per terra adesso, vabbè, per terra no, però pulisco proprio velocemente. Il mio nuovo profumatore di Ave May, ragazze, che alla fine avevo messo via, l'ho tirato fuori ieri e l'ho messo qua nel bagno di Giovanni, ed è buonissimo questo qua. Ce l'avevo già, in realtà l'avevo già provato una volta, questo qua è Caraibi ed è veramente buonissimo. Ieri ho passato appunto il pannetto e guardate già le gocce, perché Giovanni non sta mai attento quando si lava, e anche qua, pazienza. Comunque è bellissimo, cioè dalla sala vedere la camera, quest'altra camera, perché quel tappeto è tutta un'altra cosa, secondo me è proprio diversa. E infatti sono contentissima perché mi piace tanto. Giovanni sinceramente lui non l'avrebbe messo, dice che almeno rimaneva più libero, era più aperto, era più anche facilmente lavabile, perché sì, ragazzi, l'unica cosa è che avendo le gatte si riempirà un po' di peli, ma in realtà neanche tanto, perché questo tappeto qui è molto molto semplice da aspirare. O almeno io ci metto veramente poco, perché essendo di quelli a pelo corto, proprio raso, in realtà non ha il pelo, è proprio di tessuto, sembra quasi, questa lavorazione, questa maglia sottile, quindi cioè non è un problema lavarlo. Il più è che magari con il fatto che le gatte ogni tanto, quando mangiano di fretta, soprattutto Alaska, lasciano qualche ricordino, e quindi spero soltanto che non lo facciano sopra il tappeto, perché purtroppo avendo tanti tappeti c'è più probabilità che lo facciano sul tappeto, però vabbè, pace. Qui poi appunto c'è il copriletto, questo qua di Ikea, e questo è quello con i fiorellini, con la fantasia grigia su sfondo bianco. Ho messo poi le lenzuola che non sono abbinate, però chi se ne frega, perché adesso avevo queste da far andare. Ho tante fantasie più che altro nelle lenzuola, invece col senno di poi avrei preso più tinta unita, perché visto che i copriletti sono a fantasia si abbinavano meglio, però vabbè, pazienza, uguale, solo che quel blu lì non mi fa impazzire sinceramente. E ma qua c'è una Nikki che stava facendo la nanna. L'abbiamo svegliata. Ma Nikki, ma sono le 2 di... sì, giusto, sono le 2, quindi si va a fare la nanna. Si va a fare il sonnellino delle 2. Ciao, tata. Ciao, bellissimo, amore, bellissimo, stupendo, splendido. Mamma mia. Mamma mia. Voi dovete sapere, ragazze, che tutte e due sono diventate 2 cozze, ma veramente 2 cozze. Soltanto che
Lei non vi ricordate quando le trovavamo abbracciate, magari anche d'inverno, sul letto, sul divano? È da qualche tempo che lei, io almeno noto che non stanno più insieme, cioè non stanno più a dormire insieme, poi magari lo faranno d'inverno, spero. E soprattutto Nikita molto spesso, cioè molto spesso, ogni tanto picchia Alaska. Cioè le dà proprio le sberle perché le dà fastidio magari quando le passa vicino. E mi dispiace perché Alaska, poverina, non fa niente. E lei si comporta un po' da mafiosa, da mamma stufa, vero? Che non vuoi più l'Alaska intorno? Ormai è cresciuta, giusto? È giusto che si faccia la sua vita. Amore mio, lei vuole tante coccole da noi, vuole stare sempre con noi, questa bambinona, questa bambinona. Sì, facciamo la Bene ragazzi, a questo punto mi sa che vi lascio, noi vi salutiamo. Io e la Niki vi salutiamo. Saluta Niki. No, si sta facendo il bagno perché l'ho toccata, non sia mai. E a questo punto, ragazze, nulla, noi ci rivediamo in settimana come al solito. E sono contenta perché adesso con l'arrivo dell'autunno ho tante idee per i video, mi viene molta più voglia di registrare anche video magari un po' più a tema, un po' più particolari anche sull'arredamento, quindi vediamo un po' se ce la faccio. Perché a volte mi prende la pigrizia e dico: ma no, oggi faccio vlog normale, semplice. Invece, tante volte mi rendo conto che ho magari tanti, tanti contenuti da creare, ma dovrei fare magari video un po' più impegnativi, tra virgolette, passatemi il termine, anche dal punto di vista dell'editing, e quindi poi li rimando. Invece, adesso con l'arrivo dell'autunno del fresco. Riesco a registrare molto più facilmente, molto più volentieri anche certe scene un po' più lunghe. E quindi dai, vediamo un po' quello che farò. E a questo punto, ragazze, noi ci rivediamo al prossimo video. Vi saluto, vi mando un bacio. Ciao!